E subito dopo ci suonerà questa canzone che lui ha di questa band catalana per appunto dopo l'interpretazione musicale fare l'ultimo intervento che è quello di Roberta Contini e così cominciamo già con la prossima sessione. Lei ci parlerà di Marcello Durella. Quindi dopo abbiamo Giuseppe Tavani che ci parlerà della traduzione in italiano di Marcello. Quest'ultima traduzione. Grazie a tutti, io sono Jacopo e vi parlerò appunto di Fernando Sor, noto però con il nome di Fernando Sor. Si tratta di un compositore e chitarrista catalano, appunto nato a Barcellona nel 1768, derivato da una famiglia di tradizione militare che appunto durante l'adolescenza intendeva perseguire questo percorso come però all'età di 17 anni, infatti, si fece conoscere l'opera, se ne innamorò e decise di studiare innanzitutto armonia nell'istituto di Montserrat. Successivamente intraprese anche lo studio della chitarra, in modo da conciliare le nozioni riguardanti appunto l'armonia con l'applicazione pratica dello strumento. Si fecero numerosi manuali, eccetera, tecnica, esercizi e come chitarrista durante l'esecuzione dovesse mantenere la postura e inoltre anche come curare le unghie in modo da ottenere un suono migliore. Nel 1808 però Santeleone invase la Spagna, nonché anche la Catalunya, e per convenienza, diciamo, Ferran Sor decise di occupare un posto pubblico e accettare una sorta di collaborazione con il governo occupante. Successivamente però decise di fuggire a Parigi per paura non di essere condannato, ma comunque di essere criticato dai connazionali che appunto non lo vedevano di buon occhio per appunto aver collaborato nell'amministrazione del governo occupante. Si trasferì a Parigi, divenne famoso non solo per le sue opere chitarristiche, ma anche per opere d'orchestra che andarono in scena appunto nei teatri parigini dell'epoca. Collaborò con un chitarrista italiano di nome Ferdinando Carulli, nato a Napoli. Posso dirvi che l'ultima opera che scrisse fu un requiem, appunto, quindi un'opera orchestrale per la figlia, in onore della morte della figlia, che morì nel 1837. Ferran Sor aveva già una salute cagionevole e la morte della figlia lo lanciò in uno stato di depressione che lo condusse alla morte malmenata. Posso dirvi che se Ferran Sor viene tuttora studiato nei conservatori italiani e nelle scuole di musica classica di tutto il mondo, in mezzo anche al suo allievo Napoleon Post, che redasse le sue opere anche successivamente, e inoltre in mezzo anche a Segovia, se fecero ciò è perché comunque lo consideravano un autore classico la cui fama e la cui bravura sarebbe stata in bocca anche